sta facendo? Sta bloccando tutti i lavori. Ma come, sotto campagna elettorale i lavori si fanno pure quelli che non servono. Però guarda caso, tutti quelli che i fanno, quelli che stanno in lista con il PD, con Spalletta si bloccano e gli altri non si bloccano, come mai? Non lo so, chiedo a te, io non so neanche di quali lavori parli. Quindi ci sarebbero dei lavori che vanno avanti e dei lavori che si bloccano. Che si bloccano? Saranno finiti i fondi, che ne so. E i cittadini si stanno lamentando. Beh, io registro e mando al sindaco. Ma senti una cosa, ma a proposito, ma il sindaco sta con quella lista io amo Frascati, no? Sì. Ma forse tu non lo sai, ma state... ma lo so, il KGB l'aveva. L'aveva detto l'8 maggio il KGB che c'era un sindaco espulso. Senti, ma allora, quella lista che era ex Forza Italia, ex PDL, ex lista Polverini, adesso il sindaco è passato con la Polverini, con chi è passato? È passato con una lista che al mio parere è passato con una lista, al mio parere, che è una lista di destra. Quindi noi possiamo dire che oggi che a Palazzo Marconi c'è un sindaco di destra. Questo la gente lo deve valutare. Ah, ho capito. Perché in quella lista vedete i nomi che ci sono e poi valuteremo. Ognuno tira le sue somme. Oh, ma la lista di strada che fine ha fatto? La lista di strada appoggia Spalletta. Appoggia Spalletta. Ok. Lista di strada. Va bene, grazie. Arrivederci. Arrivederci.